Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate. Dal 20 al 26 dicembre 2021. Vanessa bacia George. Lunedì 20 dicembre 2021. Eric non si rassegna e non capisce perché Ariane lo tenga a distanza. Così, quando la vede uscire di nascosto, decide di seguirla segretamente. In lui si concretizza sempre di più la paura di essere tradito, sia come complice che come amante. Quando la vede abbracciare Michael, gli crolla letteralmente il mondo addosso e si convince che i due stiano insieme. L'uomo non solo non riesce a trattenere la sua gelosia, ma arriva anche a discutere fortemente con lei. Ariana, ormai alle strette, gli confessa di avere un tumore al cervello, per il quale non esiste alcuna cura efficace. Lars si confronta con Eric sull'attacco dello sconosciuto mascherato. Gli assicura che non è stato Cornelius, è partito per una meta lontana. Il Borg non gli crede. Dopo la brutta esperienza che ha vissuto, accuserà sia lui che il Von Talem di tentato omicidio. Martedì 21 dicembre 2021. Christoph e Werner pensano a come liberarsi di Eric, che sta creando problemi ai loro piani contro Ariane. Successivamente a Christoph viene in mente un'idea geniale per far partire Eric da solo e allontanarlo da Big Lame. Se il suo piano andrà in porto, riuscirà addirittura a licenziarlo e a spingerlo a trovarsi un altro lavoro. Michael confessa a Robert di avere la coscienza sporca nei confronti di André. Lui e Rosalie non dovevano spingerlo a trovarsi un'altra sistemazione. Max parla di nuovo con l'agricoltore biologico e riesce a ottenere il maialino Chantal, tanto caro a Vanessa, a un prezzo stracciato. Successivamente porta l'animaletto nel suo appartamento. La Sommiclair non è al corrente di tutto ciò, in quanto è rimasta sorpresa dall'arrivo inaspettato di George Finch al Fustenhof e non vede l'ora di conoscerlo. Mercoledì 22 dicembre 2021. Ariane va a fare una passeggiata nel bosco e si ricorda di Carl quando passa nei pressi del lago dove lo ha ucciso. Si pente profondamente del gesto fatto e gli chiede perdono. Mentre risponde a una chiamata di Eric, che vuole sapere dove si trova, la donna ha un crollo emotivo. Per distrarsi del pensiero ricorrente di Florian, Maya continua a lavorare notte e giorno e crea cappelli bellissimi. Marvin von Storchheimer la contatta e le chiede di realizzare una piccola collezione per la sua casa di moda. I tempi però sono brevi e la ragazza, per non deludere lo stilista, deve mettersi subito all'opera. Mentre Max è impegnato per salvare il maialino Chantal dal macello, Vanessa è molto concentrata sulle lezioni di scherma di George Fitch. Tra i due nasce una forte intesa. Come reagirà il fitness trainer quando lo scoprirà? Sarà geloso? Giovedì 23 dicembre 2021. Max raggiunge Vanessa per darle una grandiosa notizia. Il maialino è stato salvato. Lei è felicissima. A un tratto, per lo stupore del fitness trainer, George lancia una proposta alla ragazza. Florian vede suo fratello tutto solo, seduto tristemente al bar. Decide di fermarsi nonostante il male che gli ha fatto. Eric gli confida che la sua amante segreta sta per morire a causa di un brutto cancro al cervello. Aggiunge di non poter accettare tutto questo e di amarla alla follia. Florian si mostra compassionevole e cerca, nonostante tutto quello che ha dovuto patire, di confortarlo al meglio. Il guardaboschi, il giorno seguente, scopre che la Von Talem è stata contattata da uno stilista famoso. Le consiglia di non lasciarsi divorare dall'ansia. Lei, delusa, gli chiede di restare fuori dalla sua vita. La giovane poi fa una scoperta. Venerdì 24 dicembre 2021. Shirin si iscrive ad un'app di appuntamenti per trovare l'anima gemella. Maya si rende conto che la persona che incontrerà prossimamente è Florian. Vanessa nega alla Ceylan che George sta flirtando con lei. Successivamente il campione chiede alla Sommiclair di partecipare al suo spot. Lei accetta e scopre che dovrà baciare George. È scritto sul copione. Eric chiede a Michael il quadro clinico di Ariane, ma riceve solo informazioni molto fumose.
rincasato l'uomo promette alla Kallenberg che non lo lascerà mai sola. I due vivono un momento di intensa passione. Christoph vuole sapere da Werner perché André è andato in pellegrinaggio sulle Alpi senza preventivamente avvisarlo. Il vecchio Salfid minimizza l'accaduto, ma Christoph gli fa capire che se non rientrerà a Big Claim entro un giorno, provvederà subito a licenziarlo. Sabato, 25 dicembre 2021. Max legge nella sceneggiatura della pubblicità che ci sarà un bacio tra George e Vanessa e si presenta inaspettatamente alle prove. Non vuole che la ragazza faccia qualcosa che non le va. George cancella la scena compromettente, ma le riprese vanno diversamente da come previsto. Florian scopre che Max lo ha iscritta a un'app di appuntamenti. Il guardaboschi prova a giustificarsi con Maya, ma non viene creduto. Eric confessa ad Ariane di amarla. Selina li vede insieme e si sente tradita. La Kallenberg le assicura che intende porre fine alla guerra contro Christoph. Robert e Cornelia hanno difficoltà a trovare un appartamento adatto. E dopo averne parlato con Werner, il Salfid propone alla sua amata di trasferirsi a casa sua. Quando la donna sta per riporre le sue cose nella camera di Robert, vede un ricordo di Eva. Domenica, 26 dicembre 2021. Max si rende conto di amare Vanessa. Proprio mentre sta pensando a come confessarle il suo amore, vede la ragazza e George uscire insieme da un romantico rifugio. Eric e Ariane passano tutto il tempo insieme, cercando di non pensare al domani. A colazione la Dark Lady ha uno svenimento davanti a Christoph e Selina. La Kallenberg cerca di insabbiare la situazione, ma Selina capisce tutto. Per ottenere più follower maschili, Shirin convince Florian a partecipare al suo vlog. Per fare questo, deve sottoporsi a una ceretta. Il Vogue accetta, ma le chiede qualcosa in cambio. Alphonse e Hildegard cercano di allontanare le preoccupazioni di Cornelia riguardo all'interesse di Robert e Eva. Per calmarla ulteriormente, il Sonbichler consiglia a Robert di fare tutto il possibile affinché la donna si senta a proprio agio a casa. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Shirin innamorata di Henning. Ariane sente delle voci. Grandi emozioni trapelano dalle news bavaresi della serie. Ariane Kallenberg crederà di essere impazzita e il suo stato psicologico inizierà a spaventare Robert Salfid. In realtà la donna è caduta nella trappola di qualcuno che intende fargliela pagare a caro prezzo. Shirin Ceylan invece bacerà Jerry Richer per poi innamorarsi perdutamente del sommelier Henning von Thalheim, cugino di Maya e Constance. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Shirin si innamora di Henning e spezza il cuore di Jerry. Dopo la partenza di Maya e Florian, Shirin Ceylan, migliore amica della Von Thalheim, occuperà un posto molto importante nella trama e la vedremo coinvolta in un triangolo amoroso che ci riserverà non poche emozioni. Come spoilerato un po' di tempo fa, legherà tantissimo con Jerry Richer, fratello maggiore di Max, affetto da un deficit cognitivo che lo rende particolarmente ingenuo e sensibile, ma anche estremamente dolce, generoso e altruista. Il ragazzo si innamorerà perdutamente della bella Ceylan. E quando scoprirà che il suo più grande sogno è quello di aprire un centro estetico tutto suo, farà di tutto per farlo diventare realtà. Un giorno al Fustenhof verrà indetto un torneo di golf. Eric, notando la bravura di Jerry, deciderà di puntare tutto su di lui e gli consiglierà di non perdere altro tempo e di iscriversi subito. Il Richard accetterà e contro ogni pronostico vincerà destinando poi la somma vinta a Shirin in modo da aiutarla a mettersi in proprio. La gioia della ragazza sarà incontenibile, tanto da portarla a ringraziare il giovane con un bacio appassionato. Jerry, felicissimo, si illuderà di averla conquistata e da quel momento in poi arriverà a considerarla addirittura come la sua fidanzata. La Ceylan però non ne vorrà sapere di lui, ma temendo di non incassare il denaro utile all'apertura del centro estetico, preferirà non chiarire la propria posizione. Jerry però non smetterà di fantasticare e alla fine la giovane sarà costretta a confessargli di averlo baciato solo in segno di riconoscenza e non perché innamorata di lui. Inutile dire che Richard vi resterà malissimo.
Nel frattempo a Biclaim arriverà un giovane, Henning von Thalheim, cugino di Maya e Constance. L'uomo, esperto di vini, giungerà al Fürstenhof proprio grazie a Constance, che lo proporrà come nuovo sommelier. Affascinante, sportivo e pieno di risorse, Henning spiazzerà totalmente la sorellastra di Maya quando si presenterà al suo cospetto. Scopriremo infatti che nasconde un passato da nerd e che dunque, prima di diventare sommelier, era un ragazzo molto introverso, timido e impacciato. Shirin resterà subito colpita dal suo fascino, ma all'inizio Henning non ne vorrà sapere di conoscerla. La situazione però si capovolgerà nel giro di pochissimo tempo. E così il povero Jerry non solo dovrà fare i conti con la distanza imposta da Shirin, ma anche con il nuovo arrivato. Ma ecco il colpo di scena. Ben presto la Selan aprirà gli occhi sul von Thalheim e scoprirà che non è affatto il principe azzurro che tutti credono. Perché? Come si comporterà il giovane nei suoi riguardi? Alle prossime news! Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Ariane crede di essere impazzita. E adesso cambiamo argomento e soffermiamoci su uno dei personaggi più controversi di Star de Lieve, e ovvero Ariane Kallenberg. Nella nuova stagione, la 18ª, già in onda in Germania, la donna conquisterà il cuore di Robert Salfield. O meglio, resterà vittima del suo stesso piano contro di lui, visto che all'inizio tenterà di sfruttarlo per togliere ai Salfield ogni bene. Alla fine però finirà per innamorarsene per la rabbia di Christoph e Werner. Eric arriverà a schierarsi con i suoi nemici pur di dare una bella lezione alla donna che gli ha infranto il cuore, mentre Cornelia, disperata, rischierà addirittura di finire in un ospedale psichiatrico a causa degli intrighi dell'imprenditrice. Purtroppo, come già spoilerato, Ariane studierà un piano volto a far credere a Robert e alla sua Lia di essere entrambi figli di Werner. Dopo aver ufficializzato la sua relazione con Robert, però ecco che la Kallenberg comincerà ad essere tempestata di telefonate minatorie, cui seguiranno delle pericolose minacce. Una mattina, durante una passeggiata, la rossa verrà aggredita e narcotizzata da un uomo misterioso. Ritornata in hotel tra le braccia del suo Robert, la Kallenberg punterà il dito contro Werner e Christoph, che però riusciranno a dimostrare di essere innocenti. L'esperienza vissuta però si rivelerà così traumatica per la Dark Lady che da quel giorno in poi non sarà più la stessa. Il suo amato sconvolto inizierà a fare brutti pensieri sul suo stato di salute mentale e la convincerà a contattare Michael per farsi visitare. A sorpresa però quest'ultimo, dopo attenta analisi di laboratorio, non riscontrerà tracce di sostanze stupefacenti e narcotici nel suo sangue. Ariane sconvolta griderà al complotto e quando poi vedrà il suo amato cosa farà? Invece di lasciarsi consolare da lui, arriverà ad aggredirlo verbalmente. Ritornata a casa, la Kallenberg apparirà molto provata e nel cuore della notte assalirà il suo stesso compagno dopo averlo scambiato per un ladro. Il mattino seguente Ariane uscirà a fare una passeggiata e si recherà nei pressi del lago. Qui ripenserà alla sua vita e alla morte avvenuta per mano sua di Karl Kallenberg, suo ex marito. A un tratto la donna inizierà a sentire delle voci sinistre e, spaventatissima, fuggirà via. Robert intanto sarà sempre più preoccupato per la fragilità psicologica della sua amata, mentre Werner e Christoph continueranno a fare tutto il possibile per avvicinarsi a lui e per dimostrare di essere estranei ai fatti che si stanno verificando nella vita della rossa. Ma i due nasconderanno qualcosa? Insieme a Eric Voth hanno stilato un progetto per far impazzire la donna e renderla innocua? Un pomeriggio Ariane sarà molto tesa e proprio mentre starà pensando a tutto quel che le è accaduto, vedremo che il responsabile delle telefonate minacciose si paleserà al suo cospetto. Di chi si tratterà? Di Eric? Nulla è da dare per scontato in questa vicenda. E soprattutto, non dimentichiamoci di un personaggio che fino ad ora non abbiamo ancora citato, Rosalie Angel. Pare che la compagna di Michael, agendo nell'ombra, inizierà delle attente indagini per aiutare Cornelia a ritornare con il suo Robert. Sarà lei l'artefice del terrorismo psicologico inflitto alla rossa? Vedremo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.